Giovedì 27 giugno 2019. San Cirillo. Dal libro della Genesi. Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: "Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole. Unisciti alla mia schiava. Forse da lei potrò avere figli." Abram ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: "L'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te." Abram disse a Sarai: "Ecco, la tua schiava è in mano tua. Trattala come ti piace." Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: "Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai?" Rispose: "Fugo dalla presenza della mia padrona Sarai." Le disse l'angelo del Signore: "Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa." Le disse ancora l'angelo del Signore: "Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa." Soggiunse poi l'angelo del Signore: "Ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli." Agar partorì ad Abram un figlio, e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Dal Salmo 105. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Chi può narrare le prodezze del Signore? Fa risuonare tutta la sua lode. Rendete grazie al Signore perché è buono. Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. Rendete grazie al Signore perché è buono. Visitami con la tua salvezza, perché io veda il bene dei tuoi eletti. Gioisca della gioia del tuo popolo. Mi vanti della tua eredità. Rendete grazie al Signore, perché è buono. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?" Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità." Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cade la pioggia, straripararono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripararono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.